contenti, abbiamo giocato di squadra, abbiamo avuto momenti buoni e momenti meno buoni. All'inizio del terzo periodo Testa ha fatto delle bombe clamorose, ha fatto una gran partita, non siamo riusciti a limitare gli altri, siamo riusciti a limitare i loro terminali, abbiamo fatto tirare male da tre punti e abbiamo vinto meritatamente, siamo contenti. Dobbiamo pensare a sabato prossimo, perché settimana corta, come si suol dire, si gioca sabato sera, dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali. Come vi avevo detto un paio di settimane fa, abbiamo un tour de force continuo, non solo a livello fisico ma anche a livello mentale, non possiamo mai abbassare la guardia. Le altre vincono, dietro ci stanno al passo delle prime e quindi dobbiamo essere pronti. Cercheremo di prepararci al meglio, visto che Montecantini ha preso due giocatori nuovi, un giocatore che con la B non c'entra niente, che è la Ganà, di Pizzo sotto canestro, che è un atleta spaventoso, e quindi dobbiamo prepararci. Fuori casa è dura, durissima. Quindi ci godiamo questa serata, ci godiamo questa vittoria e ci dobbiamo, da martedì ci dobbiamo preparare duri per Montecatini.